È importantissima la collaborazione tra gendarmerie perché sono istituzioni che hanno in comune valori e tipologia di organizzazione, per cui il rapporto di dialogo è abbastanza semplice e questo ci consente di mettere in sistema best practice, esperienze e formazione congiunta. Credo che poi questo si trasformi anche in una qualità del servizio che viene svolto a favore delle rispettive comunità. Quest'anno abbiamo tenuto la presidenza di questa organizzazione. L'Arma dei Carabinieri è un unicum a livello mondiale per un comparto di specializzazione nell'ambito ambientale. A seguito della fusione con il Corpo Forestale dello Stato ci sono 7.000 carabinieri che si interessano di ambiente e quindi riteniamo che il nostro Paese abbia la possibilità di esportare la cultura ambientale anche a livello internazionale. Noi come carabinieri lo facciamo con le altre gendarmerie che devo dire ci sono venute dietro e hanno subito accettato di buon grado questo tema. E poi c'è anche un aspetto di carattere più operativo che è quello del crimine organizzato. Il crimine ambientale non è solo un crimine locale. E ahimè lo vediamo un po' tutti i giorni, ma c'è anche un interesse della criminalità organizzata nelle transazioni di tipo ambientale, sia finanziarie, sia in termini di rifiuti speciali.